un cono 5 euro, una birra che al mercato sta 1 euro 5 euro, un panino 5 euro, le Pringles 4 euro. Ecco, sfruttare il turismo attraverso questi sistemi è inconcepibile. Se ti giri vedi che c'è il classico ragazzino che vende le cose senza autorizzazione, senza licenza. Noi sappiamo che la maggior parte di questi camioncini sono riconducibili ad una famiglia che ha al suo interno, al suo apice, un consigliere comunale all'interno delle istituzioni. Questi camioncini vengono poi subaffittati a del personale, quindi questo commercio ambulante si è trasformato in un vero e proprio business, in un business da oltre 40 milioni di euro l'anno. A questo dobbiamo aggiungere anche tantissime occupazioni di suolo pubblico, bancarelle commerciali che vendono cianfrusaglie di tutti i tipi. Sono passato l'altro giorno a Via Colo di Rienzo e ho visto una bancarella che vendeva CD originali a 3 euro. Ecco, forse c'è qualcosa che non va in questo sistema, che continua a produrre per consumare. Invece dovremmo veramente ritornare ad una decrescita felice, consapevole, sostenibile. E questo è quello che vogliamo combattere, questo sistema clientelare. Ecco, questo. Ma poi vorrei sottolineare l'impatto a livello del decoro di queste strutture. Guardate, noi siamo di fronte a un monumento nazionale, è via dei Fori Imperiali, dietro c'è la colonna Traiana, e qui, guardate, allontanate un attimo, una bancarella con una scritta americana in inglese, che è come appunto uno scempio, direi, in questa situazione. Spero che si possa fare luce su questa situazione. Adesso ne hanno aperto una a Piazza del Popolo, hanno dato una concessione per un'altra occupazione, che tra l'altro queste licenze ambulanti, lo dice la parola stessa, provengono dall'ambulantato, cioè chi era indigente e non aveva un negozio che richiedeva al comune la possibilità di vendere alcuni prodotti locali o di sua produzione o che comprava per rivenderli e mettersi in un angolino, diciamo. Quindi erano licenze per poveri. Invece adesso questa si è trasformata in un vero e proprio business. Allora noi dobbiamo colpire, capire a chi vengono concessi questi permessi, quante ne vengono autorizzate. È difficile perché poi il concessionario fa ricorso al TAR, ti blocca, quindi è difficile questo. Però vogliamo ricominciare a rivedere un attimino il patrimonio pubblico, tutte le concessioni che sono state fornite, per rimodularle, riorganizzarle sul territorio e non permettere a poche persone di avere un dominio su questo tipo di commercio, che oltre ad essere deleterio per il decoro, perché comunque rovina un pochino l'immagine estetica di piazze così importanti, è anche un sistema per aiutare le persone che non hanno grandi possibilità economiche, quindi dare loro la possibilità di un guadagno. Ecco, tutto qua. Ciao ragazzi!